amici sportivi, tifosi bianconeri, benvenuti all'appuntamento con l'amichevole tra Borussia Dortmund e Udinese, terzo impegno amichevole del precampionato per la squadra di Igor Tudor. La partita sta per iniziare, sarà diretta da Robert Schongenhaufer, che è il direttore di gara di questo match. Larga poi a sinistra per Brandt. C'è la sovrapposizione di Guerrero, che intanto si è spinto in avanti. Attenzione, parapiglia in area di rigore. Arriva il gol del Borussia con, ancora una volta purtroppo dobbiamo sottolineare, una disattenzione della difesa bianconera. Rivediamo l'azione che si è sviluppata sul settore di sinistra con la combinazione tra Brandt e Guerrero. Poi la palla è finita a Hazard, che l'ha messa dentro. L'inizio ci ha provato ed è questo sicuramente confortante. Adesso c'è una spinta, questa volta il calcio di rigore c'è, la spinta è stata di Nacho Pussetto. Il calcio di rigore, siamo al 19° minuto, Goetz contro Juan Musso. La conclusione del numero 10 del Borussia Dortmund non lascia scampo a Musso. Sì, sembra una squadra senza personalità, eppure la personalità e i giocatori in campo ce l'hanno. E come, attenzione adesso al contropiede con un'autostrada lasciata a disposizione di Brandt, che si trova solo davanti a Musso. È arrivata una parvenza di difesa energica da parte dell'Udinese, che però poi subito riperde di nuovo il pallone e va a subire il terzo gol. È difficile vedendola dal lato Udinese, è facile vedendo però la differenza di approccio a questa partita, lo scavetto di Antonin Barak. Un Udinese che si rimette in gioco, Teraves per Fofana, la conclusione sulle gambe di Balerdi, poi finalmente un tiro in porta. Divario c'è, perché l'Udinese ha chiuso lo scorso campionato nella colonna di destra. Intanto attenzione, perché c'è un'altra tu per tu con Musso, che abbiamo seguito anche poco perché c'era in corso il replay, e vediamo i volti sorridenti di quelli del Borussia. Movimento, giocata, mamma mia, che disastro. Ecco, non c'è una parola diversa da disastro per chiudere questo primo tempo. Questi dettagli del calcio estivo, ma scherzi a parte, questa è una battuta, stiamo vedendo davvero una bruttissima Udinese. Un contatto, direi, fortuito, un pestone di Witzel a Nestorowski, che lo stava anticipando, che poteva andare al tiro con il destro, ma parte Mandragora, il tiro e c'è il gol. E l'Udinese accorcia le distanze e quindi va sul 4-1, battuta molto bene questa punizione da Rolando Mandragora. E speriamo non sia il gol della bandiera, che cioè ci sia spazio per provare ad accorciare ancora, a rendere meno amaro questo pomeriggio. È una gara amichevole, forse l'arbitro adesso la chiude qui, si sta consultando anche con i suoi collaboratori, sì, finisce qui. Con un discreto anticipo rispetto al 90° finisce la partita, risultato sul 4-1, e dunque meglio così, non si possono rischiare infortuni, si è andati già oltre il limite, era giusto andare finché si poteva giocare. Poi a questo punto, con delle scivolate anche involontarie, si possono creare danni agli avversari o farsi male da soli, meglio chiuderla qui.